medicina solidale risorsa del futuro, la figura dell'infermiera nell'azione del sistema sanitario. Buonasera. Allora, ciò che ha spinto la realizzazione di questo mio elaborato è stata una profonda riflessione su ciò che ha comportato la crisi economica nella sanità attuale. In un periodo in cui parliamo di tagli, riforme, debito pubblico, abbiamo un aumento della disoccupazione e grazie alla spending review i ticket sanitari sono aumentati, dando così meno la possibilità ai pazienti di effettuare visite specialistiche e preventive. L'Italia è uno dei pochi paesi ad avere un sistema sanitario pubblico di accesso universale, anche grazie alla riforma sanitaria 283 del 1978. Nella valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2000 eravamo considerati il miglior sistema sanitario secondo solo la Francia. Oggi invece l'Health Consumer Powerhouse, un'agenzia svedese, ci pone 21esimi su 36 paesi europei. In particolar modo risalta il problema delle lunghe liste d'attesa. La nostra Costituzione, grazie all'articolo 38 del 3, pone la salute tra i suoi principi fondamentali e garantisce l'eguaglianza fra tutti. Ma in questo scenario sociale vediamo che nasce la cosiddetta medicina solidale. Quindi in un tempo in cui abbiamo la crisi economica, l'aumento dei ticket e le persone meno abbienti non riescono, vedono garantiti meno questi diritti, la medicina solidale offre un ottimo contributo come sanità no profit, dei servizi di qualità con dei tempi di attesa diminuiti e soprattutto non tralascia quello che è il contenuto relazionale. In Italia ormai vi sono diversi centri dove si pratica la medicina solidale. Luoghi dove medici, infermieri e altre figure sanitarie offrono le proprie competenze in maniera gratuita a coloro che non possono permettersi visite specialistiche che spesso purtroppo sono troppo costose. La figura dell'infermiere è fondamentale, è con l'infermiere che il malato è il primo approccio, è a lui che chiede aiuto e mette nelle sue mani la propria fragilità. Questa naturalmente non va a sostituire il sistema sanitario attuale, ma ne porta un grosso contributo, innanzitutto come prima accoglienza e poi, ad esempio, per quanto riguarda le emergenze immigrati, ha svolto un ruolo principale e fondamentale per evitare il sovraffollamento. Nel nostro panorama nazionale le associazioni che attuano questo tipo di servizio sanitario sono tantissime, ad esempio abbiamo la Medicina delle Migrazioni nel Lazio, l'IMES di Roma istituisce Medicina Solidale, l'Ambulatorio per gli Immigrati presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania. Ma l'associazione su cui mi sono soffermata principalmente, dove ho avuto anche modo di fare un'esperienza concreta, è l'ACE, l'Associazione Calabrese di Epatologia. L'ACE svolge un'attività di assistenza specialistica ambulatoriale ispirandosi ai principi di solidarietà e gratuità. Tale azione viene realizzata in un ambito territoriale caratterizzato dall'emergenza di nuove forme di precariato, disoccupazione e quindi povertà. Nasce inizialmente come un'associazione di medici, infermieri e ricercatori. A partire dal 2002, in collaborazione con il reparto di epidemiologia clinica dell'Istituto Superiore di Sanità, ha progettato degli studi sulla popolazione finalizzati a stabilire la prevalenza delle malattie epatiche nella provincia di Reggio Calabria. Sono nati infatti il progetto Epatite, dove sono stati esaminati dei soggetti in età tra i 12 e i 90 anni del comune di Cittanova, e poi in seguito dei dati emersi è stato sviluppato il progetto Marea, che concentrava la sua attenzione nei bambini, nei giovani in età tra gli 11 e i 13 anni, provenienti da diverse scuole medie di Reggio Calabria. Questi studi hanno dato un grosso contributo statistico e i risultati del progetto Marea sono stati pubblicati nel 2010 su due importanti riviste scientifiche. Tutte le attività dell'ACE sono state rese possibili dai finanziamenti della Fondazione PNC, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, che a tutt'oggi sposa i vari progetti dell'ACE. In seguito nasce il poliambulatorio di Pellaro, che ad oggi soddisfa un'utenza di circa 1000 pazienti l'anno, i quali vengono seguiti da un'equipe multidisciplinare dove la figura dell'infermiere è indispensabile. Quest'ultima, infatti, oltre a mettere a disposizione competenze tecnico-scientifiche, svolge un lavoro di ricerca infermieristica al fine di migliorare la qualità della vita dei propri pazienti e garantire un'assistenza globale dal momento della presa in carica del paziente fino a tutto il percorso assistenziale. Nel nostro sistema sanitario l'infermiere ormai ha assunto un ruolo, un'autonomia professionale grazie al profilo professionale e al codice deontologico. Ma la sostanziale differenza che vi è tra un infermiere di corsia e un infermiere di un ambulatorio di medicina solidale sta nel non dover sottostare a quelli che sono i ritmi di reparto, dove vige il modello funzionale e che spesso purtroppo viene trascurato quello che è il rapporto relazionale.
Il professionista della medicina solidale è ricco di competenze, ma soprattutto sa che il dono più prezioso che può offrire è il tempo dedicato all'ascolto e al dialogo. Siamo purtroppo in un'epoca in cui forse si dà troppa importanza a quelle che sono le nuove tecnologie e forse si va a sottolineare meno quello che è il rapporto umano. Io personalmente credo che prima di qualsiasi farmaco o medicazione lo strumento migliore è la capacità di relazionarsi, comunicare e entrare in empatia con il paziente. In conclusione, oggi la missione specifica della medicina solidale è quella di far riflettere creando una forza trainante nella sfera sia politica che economica, con la logica del bene comune. L'obiettivo è quello di proporre un originale modello di sanità sociale, capace di coniugare un utilizzo di risorse sempre limitato, ma efficiente, che non è in competizione con il sistema pubblico, ma anzi cerca di definire un possibile orizzonte di partnership. Sperando che nella prospettiva di un ulteriore ridimensionamento delle risorse destinate al welfare, sia un'alternativa proponibile per continuare a garantire servizi sanitari adeguati in un ambito di eccellenza. Voglio citare colui che ha ispirato la medicina solidale, San Giuseppe Moscati, un medico del Novecento, che erogava assistenza gratuita ai suoi malati, o meglio, chi purtroppo non poteva permettersi le cure. Nel suo studio vi era posto un cartello con la scritta «Chi ha doni e chi non ha prenda». Grazie per l'attenzione. Sono sicuramente dei progetti validi e nel contesto nazionale nostro forse ambiziosi, perché sono dei progetti che devono funzionare al di là di interessi di altro tipo che al momento credo non ci siano, ma oggi in Italia tutto è strano e che esistono scienze del genere è una cosa notevole, però si pensa sempre che magari possano poi in futuro essere inquinati da altro tipo di interesse. Speriamo che continui questo tipo di attività. Grazie.